Welcome back to my channel. Today is a really, really super interesting video. I mean, take a look of this pizza. Insane crust, insane pizza. And like you can see in the background, contemporary pizza Napoletana. Guys, today we are going to show you the best way how to make it. The secret, the only video on YouTube, how to make pizza contemporanea from A to Z. But most importantly, we have a special guest. Ciao, Vito! From Napoli. Meet Grazie Napoli, incontri Vincenzo Capuano, uno dei migliori pizza del mondo che creano questa pizza contemporanea. I Vincenzo, non posso aspettare di vedere questa bestia. Andiamo, impastiamo. Come la faremo? Guarda fino alla fine, perché qui oggi non vedrai nessun segreto. Vedrai il nuovo stile di pizza napoletana. Vai! E qui siamo, Vincenzo. È un onore essere con voi. L'onore è mio, l'onore è mio. Make sure to subscribe and watch until the end because the most important Vincenzo directly from Naples here to show us how to make his contemporary pizza which is one of the best more beautiful pizza in the world. So in this video for the first time Vincenzo Capuano is going to teach us how to make the contemporary pizza napoletana. Bye. So here we go. Let's Partiamo. Make the che non è una biga perché differenzia dalle dalla ricetta, quindi è un prefermento. Partiamo dagli ingredienti: abbiamo un chilo di farina con un W elevato, forte, so, farina per il pane. So you can find the bread, flour because in this case you need to find a, a flour so even the manitoba. Poi abbiamo dell'acqua, che è il 50% sul peso della farina: quindi un chilo di farina, mezzo chilo di acqua. Perfetto. E poi l'acqua. Vai, Andiamo. Primo passaggio prendiamo tutta la farina e la mettiamo all'interno della nostra macchina impastatrice. So guys, definitely you need the, the mixer to make this type of uh, dough. Oh, this one ever even the, the other side. The mixer is mixing the opposite way because we don't want to create the gluten. So, if you have a come like this, comes qualcosa something new, uh, you have to use, uh, the retro. Bye. Right. Now fresh yeast, uh dry yeast or fresh yeast the same amount. Super important guys. The fresh needs to be melted in the cold water. Facciamo un po' mescolare il liquido e la farina. The dry yeast in the, in the flour. Importante, fermiamo la planetaria, l'impastatrice, we'll e mettiamo tutto l'acqua all'interno della farina, tutto insieme. Fantastic. So now we're la mix the dough for about this uh, preferment for about 5 minutes, you no? Know? In questo caso, cosa pensi? Io penso che abbastanza lavora molto, molto bene questa impastatrice. Penso un minuto e mezzo massimo. Questa fase, qua, è la più importante perché è qui che si concentra la bontà del nostro impasto. Quindi, a questo punto, quando tutto è assorbito, possiamo andare e la macchina. bisogna controllare che questa farina venga tutta assorbita, non può essere libera, altrimenti non fermenta. Ok, sia pronta. È pronta, è pronta, va bene. Ok, so stop the machine and e uh, this is enough, or we need a bigger bow. No, io credo che questa vada abbastanza bene, possiamo però controllare spezzandola. Yes. Questo è importante perché altrimenti tende troppo a lievitare. Invece noi dobbiamo tenerla a bada. Ok, guys, the preferment is and ready. Pronto. I'm gonna call this uh, Capuano preferment. 30 minuti a room temperature and then. 24 hours in the a 4 Celsius, 4 to 6 Celsius. E questa è una ricetta infallibile. In tutti i posti del mondo, tutto l'anno. Abbiamo il frigo e quindi abbiamo sempre lo stesso prodotto, super costante e di qualità. Ma noi abbiamo detto! Ma voglio dire qualcosa, aspetta un secondo. Ragazzi, fatemi nei commenti se like vi piace questa collaborazione con Vincenzo Capuano. So, Voglio leggere i vostri commenti e vedere se volete che faccia più video con Vincenzo o... Dicetemi. Però a Napoli. A Napoli. Andiamo <laughs> go pizza, place. Ok, è così prima e dopo. Bisogna essere scrupoloso e guardarlo bene una volta preparato. Deve essere come questo. let's Apriamo e vediamo. Voilà. Primo test. Profumo. È un profumo dolce. Dolce, non è acido, non è fastidioso. Secondo test è quello visivo. Il colore è un colore avorio non troppo scuro. È, resta, è rimasta chiara. Abbiamo tutti questi punti di fermentazione. Quindi abbiamo fatto un buon lavoro. Andiamo a staccarlo dalla vasca. Ha una consistenza spugnosa. Sembra una spugna. So, that's important, guys. To see this pre-fermented dough, have this whole perché questo what is, uh, is gonna make the crust lovely e. Ora finisciamo l'impasto aggiungendo questi ingredienti. Lasciatemi prenderlo per voi. Perché? 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 di Perché? 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 step. Perché? 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 in tre okay. step, Primo step Three e facciamo partire la planetaria l'impastatrice in questo caso in velocità moderata. We have to wait again that the dough absorbs this water that we just put. So, wait a few Vai, step Secondo step andiamo da una volta assorbita quest'acqua, andiamo a mettere tutta quest'acqua all'interno dell'impasto.

Questa è nostro, la magia dell'impasto contemporaneo. Guarda che estensibilità. La maglia top class, andiamo a staccarlo: 75% of hydration. Ma potevamo look. anche con questa tecnica è perfetta per i diamanti dell'alta idratazione. Ecco qua. Vai now we're form a ball, no? vai, andiamo a formare un po'. Ah, oh, ma sei, sei del mestiere, <laughs> il mestiere, bravo! Siamo forma a ball. <laughs> Due minuti di riposo lo e staglio. siamo pronti per la fase dello stadio. Let's wait about five minutes. time to wash my hands. Hi. Ok, Vincenzo, it's time to make the balls. Si è rilassato l'impasto e facciamo lo stadio. Io lo faccio alla napoletana, faccio un panetto. Quindi si va a preparare l'impasto in questo modo. Maglia glutinica più resistente all'esterno. Sure. E facciamo questo passaggio, che è right. lo stadio classico napoletano. Si spezza il panetto e poi si va a stringere qui sul banco di lavoro 280 grammi. massimo perfetto vai. Done. ok guys so ora we're gonna put this se lo so if you keep it in the fridge it's good for six hours it's be good in six hours if you look a room temperature what I suggest is about 2 hours it depends It feels super hot. The more it's hot, the faster will grow. Here so we go, two hours has passed by, and this is the dough. Oh. Look at this. De la nice. magia, la magia. Nice and soft. So now we are ready to make the pizza. Here we are going to make, a, I want to make one, one really special, and you okay. make the classic margarita. This way they are able to see the, the magic. Bye, you start. Okay. So this is how you stretch the pizza. How Vincenzo. Stretch the pizza. Allora andiamo a sistemare il panetto. Che, come vedi, è bello compatto. Vai, okay. ok, Vincenzo, è gratis how he stretched la pizza. Spolverata di semola, andiamo a fare la stesura contemporanea. Quindi il panetto va preparato già per sviluppare bene in fase di cottura. Toccato poche volte, ok? Non andiamo a stressarlo, ma lo allarghiamo delicatamente. And Ed è see. pronto. Tre tocchi. Tam. The top goes on top. So I stretch too. super soft. Bella. Eh? This dough is really soft. Take off the flour. That's Io right. faccio una tradizionale, venendo da Napoli, ti porto una margherita, margherita con pomodoro San Marzano. Pumpkin since with uh, almost Halloween. Pumpkin cream, smoked mozzarella. Ok, buonissima. Then we put some uh, nice uh, spicy salami. Io invece faccio vedere una classica margherita. Un bit of mozzarella. Ready. Perfetto. Tutto voglio top. Perfetto. Pizza in collaboration Napoli-Bari. Vincenzo Capuano e Vittorio Iacopelli. Smash the like now and subscribe. Go ahead. Let's okay. go. Andiamo nel forno, vai. Passiamo alla palla, la, pala, la oh. napoletana, delicatamente, cercando the di renderla... La Toccandola pochissimo, ecco qui, ed è pronta. Top class in the oven. Perfecto. Over the top guys, the pizza is really big. And now close. We are cooking the pizza in, a, in an electric oven. So we're able to show you how the pizza will come out from your home oven. So that's the same way, same temperature. Let's clean up a little bit then we finish up with pizza. The pizzas are lovely, beautiful, fantastic, ready. Ooh, beautiful. Dun, dun, dun. Let's check it out, one second. It's soft and crunchy in the same time. I mean perfection. Cienzo. Okay, you finish yours, I finish mine. Pie. Little bit uh, I like to put a little bit of uh, olive oil on the crust. Olive oil on the crust. Pie, grazie. Grazie mille. Tieni. Now I'm gonna finish up this pizza with a beautiful uh, burrata. Special pizza. On top. Done. Bam. That's it mia pizza, it's pronta and perfect. The moment of the truth, let's check out the inside of this uh, the gluten structure. Andiamo. Si mette right. la punta all'interno in questo modo, utilizziamo le forbici per valorizzare tutto il lavoro fatto in fase di lievitazione. Beautiful. Vedi? La fetta è tutta strutturata e la buccia qui è super sottile. It's crunchy and soft from the inside. <laughs> let's cut this pizza and taste I wanna taste it. Can I try your scissors before Wait. First of all, let's cut this burrata. Chuck, done. Let's cut this burrata. Let's see what's inside. Something special? Yes, yes. Wow. Let's open up the burrata. We got this is a shrimp. That's actually from my friend in Bari. He makes it. let it. Let's see the crust. It's beautiful, guys. It's soft, it's crunchy. Vincenzo Cincin, -cin, my friend, directly from Napoli. Thank you so much, guys. Make sure to check him out on YouTube. He's in Italian, but you can put subtitles. Make sure you put the subtitle in English at least. No problem. <laughs> he got a really good uh, channel, and the uh, link in the uh, description. Go subscribe. Enjoy. Grazie, Vincenzo, and uh... mm. Mm. I have to say. It's a super, super light, let's see. Beautiful, let's see how it rips. That means that your body is going to digest the pizza the same way how I rip it apart, so very easy. Thank you so much for watching, guys. I'll see you next week. Don't forget, comment below. I Ciao. will watch your comment. Ciao, Vincenzo. Ciao, Vito, grazie. grazie. Ciao. Ti Napoli. Yes.